Degrado, siamo in via Lazio a Montesilvano. Oggi c'è questo tour con alcuni cittadini residenti che sono preoccupati, anche esasperati da questa situazione, anche a livello proprio infrastrutturale, con diversi problemi da risolvere. Sì, qui ci sono 52 appartamenti, 20 occupati abusivamente, 9 murati ed è un far west, è un palazzo del comune di Pescara, attenzione, ci sono delinquenti pregiudicati, persone che spacciano droga, vivono di espedienti e svolgono attività illecite come la ricettazione. I cittadini hanno paura, anche adesso stiamo vedendo che diversi cittadini hanno paura perché degli abusivi sono sulle finestre, hanno occupato abusivamente, adesso sono affacciate alle finestre, ci stanno guardando e minacciano, poi esercitano violenza. Quindi che cosa chiediamo noi? Che quei 400.000 euro che siamo riusciti a far mettere la regione dopo tanti sacrifici per lo sfratto forzoso degli abusivi devono essere utilizzati anche per via Lazio, perché mi sembra tanto che il sindaco di Pescara e il sindaco di Montesilvano si siano dimenticati di via Lazio. Si sta parlando di tutto, di piazza Santa Caterina e quant'altro, problemi seri che ho denunciato io per prima, però di via Lazio ci siamo dimenticati. Qui c'è il palazzo della vergogna, qui ci sono poi fogne a cielo aperto, un degrado pazzesco, al settimo piano i bambini possono accedere al settimo piano e non trovano la protezione ai balconi, quindi potrebbero gettarsi di sotto, un qualcosa di pericolosissimo. Quindi sindaco di Pescara, sindaco di Montesilvano si riunissero immediatamente col prefetto per utilizzare e sfrattare anche gli occupanti abusivi di via Lazio, ripulirli e mettere i cittadini onesti. Ecco, se no questo rimane il palazzo della vergogna di Montesilvano, molto pericoloso. Lei vive da tanti anni in questa palazzina di via Lazio, ci sono problemi? Oltre, tutto un problema. Io sono 32 anni che sto qua, ma prima era una reggia, campi sportivi, piscine, adesso purtroppo c'è fognature che non funziona, tutto un assieme che non funziona, tutto un assieme. E viviamo male, topi, non ti dico adesso, pure i topi. Vi aspettate l'intervento anche delle autorità che possano riportare una situazione più decorosa? Speriamo di sì, speriamo. Ci sono anche persone anziane, persone disabili in queste palazzine? Ci sono un paio, sì, un paio che stanno male, vivono male, insomma. Ripeto, è una situazione un po' particolare, che poi qua ci vorrebbe un po' di buonsenso e tutto si risolve, però il buonsenso va a finire in un'altra parte.